qui, Snake. La tua sorella, Snake, dove diavolo sei? Sono in studio, sto lavorando al nuovo video. Stai di nuovo giocando ai videogame anziché pensare al video? No, non sto giocando. Ah no, eh? Aspetta un po', adesso vengo lì a controllare. Oh cazzo. Porca miseria, adesso gliene dico 4. Eh? È soltanto uno scatolone. Te l'ho mai detto che sei un genio? Salve! Vedo che lavoriamo, eh? No, fermo, posso spiegare? Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Sì, mi schiopperò de caldo probabilmente, però dovevo farlo. Perché oggi, di nuovo video storia, parliamo di uno dei titoli più acclamati di tutta l'era videoludica. Titolo che penso ormai tutti voi avrete giocato almeno una volta nella vita, ovvero Metal Gear Solid. Non l'intera saga che ci portiamo avanti fino ai giorni nostri, ma oggi andiamo a vedere come è nato, da cosa è stato influenzato lo sviluppo del titolo che ha reso la saga di Metal Gear quello che è oggi, ovvero una delle più longeve in assoluto e di maggior successo. Ma bando alle ciance ragazzi, perché rischio di squagliarmi qua dentro, quindi iniziamo. Sigla. Non in molti sanno che in realtà Metal Gear Solid non è il primo titolo della saga, bensì il terzo. Ce ne sono altri due usciti anni e anni prima, sviluppati sempre dal celebre Hideo Kojima, il papà, l'inventore, l'ideatore di tutta questa storia, di tutta questa serie. Non si può però parlare di Metal Gear appunto senza spendere due parole su chi era questo tizio, cioè su chi è questo tizio, chi era ai tempi ma ancora campa, quindi chi è Hideo Kojima. Hideo Kojima è nato in Giappone nel 1963 e già all'età di 13 anni perse il padre. Questo lo portò ad avere una adolescenza molto introversa, stava spesso da solo ed era leggermente emarginato, diciamo così. Questo suo carattere lo portò a voler diventare più che altro un artista, un illustratore, uno scrittore, professioni molto complicate in Giappone, dove tu avevi una società che invece ti spingeva verso un lavoro sicuro, un'entrata sicura. Allora andavano molto più per la produttività e per la sicurezza che per gli ideali e per i sogni. Kojima però continuò con la sua vocazione, chiamiamola, e iniziò a scrivere anche dei racconti per inviarli a delle riviste giapponesi abbastanza note. Il problema è che questi suoi racconti non vennero mai pubblicati perché normalmente si richiedevano delle storielle da circa 100 pagine. I racconti di Hideo Kojima invece erano così poco dettagliati da essere di media di 400 pagine e quindi nessuno gli si metteva a pubblicarli perché erano mattoni alla Tolkien. Sì, lo so, Tolkien li fa più lunghi, era per dire, passatemelo. Mamma mia quanto siete nerd. Mantenendo questa sua passione in secondo piano, comunque andò avanti con gli studi. Però quando frequentava l'università di giurisprudenza iniziò ad appassionarsi ai videogiochi, giocando con il Nintendo Famicom e soprattutto ad un titolo che lui stesso ancora reputa uno dei migliori in assoluto al mondo, ovvero Super Mario. Kojima affermò proprio che l'uscita di Super Mario è paragonabile al Big Bang dei videogame, quindi proprio l'inizio dell'universo dei videogame, e da quel momento in poi decise quindi di puntare a diventare uno sviluppatore di videogiochi, entrare in questo nuovo settore che era ancora molto acerbo, ancora non si sapeva dove sarebbe andato, se fosse esploso eccetera eccetera, ne abbiamo parlato in molte altre storie. Addirittura non esisteva una parola in giapponese per indicare uno sviluppatore di videogiochi ancora, quindi per farvi capire quant'erano ancora microscopiche le aspettative future di un lavoratore in quel settore. La ditta dove andò a lavorare
Kojima era la Konami, che ai tempi sviluppavano giochi principalmente per l'MSX. Solita parentesi informatica, tanti si sbagliano, credono che l'MSX sia una console. No, l'MSX è uno standard di architettura per gli home computer. Per farvela semplice, come il VHS era uno standard per l'architettura del formato video, l'MSX era un'architettura per i personal computer, cioè dovevano essere costruiti tutti quanti secondo delle regole ben specifiche, perché se tu facevi uscire un gioco o un programma compatibile con lo standard MSX, tutte le macchine, tutti i personal computer dovevano supportare quel programma. E infatti l'MSX, lanciato dalla ASCII Corporation nel 1983, aveva diverse case che si occupavano di produrre home computer. C'era la Sony, la Pioneer, la Panasonic, la Samsung, la Philips, la Toshiba, la Mitsubishi, e la Konami sviluppava giochi soprattutto con questo standard, che però a Kojima sembrava essere ancora troppo limitante rispetto a quello che era il NES, soprattutto per via della palette a 16 colori, ovvero la possibilità di utilizzare al massimo in uno schermo 16 colori, non ce n'erano de più. Dopo aver sviluppato alcuni giochi come collaboratore, comunque sia come facente parte di un team, alla fine gli venne assegnato come direttore un progetto che era già partito da uno dei maggiori associati della Konami. E questo gioco doveva essere un action game con simulazioni di combattimento militare odierno. Il problema è che l'hardware dell'MSX2, lo standard dell'MSX2, era molto scarno. Non c'era, per esempio, tantissima memoria per fare lo scrolling, quindi non potevi fare uno shooter a scorrimento. Fu qui però che il genio interiore di Kojima iniziò a far sentire la sua presenza, perché disse: non voglio dare il solito gioco dove praticamente vai avanti e spari, come i beat'em up o i shoot'em up, eccetera eccetera. Non voleva essere così scontato, quindi, ispirato al film La Grande Fuga di Steve McQueen, invertì la componente principale del gioco. Anziché sparare tutti quanti i nemici, il tuo scopo era quello di non farti scoprire dai nemici e, soltanto se scoperto, a questo punto combattere. Infatti cercò di costruire il gioco in modo che normalmente tu vai in giro per i livelli seguendo una trama ben definita, e quando un nemico ti scopre diventa un po' invece un gioco tipo alla Pac-Man, che lui comincia a rincorrerti e tu devi prendere e scappare via. Si basò talmente tanto su queste fondamenta che il gioco all'inizio non si chiamava Metal Gear, ma durante le fasi di sviluppo il suo nome era proprio Intruder, intruso. Fu rilasciato nel 1987 con appunto il nome di Metal Gear come primo gioco completamente sviluppato da Hideo Kojima, e fu il gioco che rese popolare il genere stealth game. Ed una curiosità sulla copertina, guardatelo un attimo: non vi somiglia qualcuno sto tizio? Questa non è facile, me ne rendo conto. Dai, dai, che qualcuno ci è arrivato, me lo sento. Va bene, ve lo dico, ve lo dico. Quel disegno, alla totale insaputa di Kojima, che ai tempi ancora non era uno sviluppatore famoso, quindi gli avevano dato il compitino, nel senso progettalo, poi al marketing, all'immagine ci pensiamo noi. Quella copertina è un ritratto preso da una fotografia di Kyle Reese, ovvero dell'attore coprotagonista del primo Terminator. All'inizio fu lanciato soltanto per MSX2, quindi praticamente tutte le case che vi ho elencato prima. Successivamente poi venne fatto un porting per Nintendo in America. Qual era la trama di questo gioco? Alla fine del XX secolo l'America scoprì che stavano costruendo un'arma di distruzione di massa in uno stato fortificato del Sudafrica chiamato Outer Heaven. Un'equipe di truppe speciali chiamato Foxhound mandò un loro veterano, Gray Fox, a tentare di indagare su questa minaccia. In breve tempo di Gray Fox si persero tutte quante le tracce. Le uniche parole via radio che riuscì mandare ai suoi superiori nella sua ultima trasmissione furono Metal Gear. Per capire cosa fosse successo a Gray Fox, il capo della Foxhound, Big Boss, mandò un altro agente, Novellino. Alla prima missione hai mandato un veterano a fare un lavoro e non si sa che fine ha fatto, adesso te mando un novellino a vedere che ti è successo.
ho appena detto che sei un genio, Kojima, e su, e te, non mi fa ste cose, no? Che figura mi fai fa? Comunque, il nome in codice di questo novellino era Solid Snake. Quindi questo novellino viene inviato all'interno della fortezza, e voi direte, ok, quindi posso già iniziare a sparare? No, viene inviato senza armi, completamente nudo di armi, non nudo fisicamente, però vabbè. E lo scopo era appunto trovarle mano a mano nel gioco, e anche quelle poche che trovavi c'erano anche poche munizioni, quindi dovevi gestirti bene tutto quanto, evitare i combattimenti evitabili e tenerti le munizioni per quelli che invece tipo erano i boss e lì veramente non potevi scampare. Come detto prima, il sistema MSX2 era abbastanza limitato, quindi il gioco si basava su singoli livelli e o dovevi attraversarli o dovevi evitare i nemici o dovevi uccidere un boss, eccetera eccetera, e così andavi avanti mano a mano nella trama e nel gioco. Se un nemico ti vedeva, ti scopriva, entrava in alert mode, ed è proprio qui che nasce il nostro amato. C'era già nel primo titolo il punto esclamativo del 1987. Se ne compariva uno solo sopra un nemico, ti bastava scappare da quella schermata e l'alert mode finiva. Se invece apparivano due punti esclamativi, non era sufficiente cambiare schermata perché arrivavano anche i rinforzi, quindi nella maggior parte dei casi o scappavi per mezz'ora oppure dovevi proprio combattere finché non avevi un attimo di tempo per rinasconderti. Un altro particolare iconico di questa saga è che già dal primo titolo c'era il fantomatico sistema di comunicazione con le frequenze radio, che era una figata assurda. Tu dovevi sintonizzare la tua radio su una certa frequenza e se era giusta ti rispondeva di solito, normalmente, un tuo alleato. Comunque non ve lo spoilero tutto quanto, alla fine, usando tutte le sue abilità e venendo fuori che questo Solid Snake era uno con i controcoglioni, non proprio il novellino che si aspettavano, riesce a trovare Gray Fox ancora vivo e si fa spiegare che all'interno di quella fortezza avevano costruito un'arma nucleare mobile, una specie di carro armato bipede che da qualunque punto del mondo dove lo piazzavi riusciva a lanciare un attacco nucleare, il Metal Gear. Capita la minaccia, l'unica soluzione che trovò Snake fu quella di distruggerlo e, guarda caso, nel durante distruggere anche praticamente tutta quanta la fortezza. Non vi spoilerò tutti i dettagli e tutti i colpi di scena che ci sono all'interno, perché come vi ho detto prima, Hideo Kojima era anche uno scrittore e gli piacevano le trame complesse. Questo titolo fu molto ben accolto dalla critica, fu quotato come uno dei migliori 20 giochi per MSX, questo in Giappone, e addirittura il porting per NES in America vendette più di 1 milione di copie. Fu il secondo gioco più venduto negli Stati Uniti dopo Super Mario Bros. 2. Come primo titolo interamente sviluppato da lui come capo progetto, aveva calato un bell'asso. Sulla scia del successo del primo titolo, la Konami si ingolosì un po', soprattutto per quanto riguardava la risposta positiva che aveva ottenuto dal pubblico americano, e quindi iniziò lo sviluppo del secondo capitolo, che si chiamava semplicemente Snake Revenge, ed era una versione fatta apposta per il Nord America, per il NES nordamericano. Non sarebbe dovuto uscire per MSX in Giappone. Ma in questo progetto non fu incluso Hideo Kojima, perché pensavano che tutte le sue fisse per le storie complicate eccetera potessero annoiare il pubblico americano, e infatti andarono anche a limare, a cambiare alcuni degli aspetti fondamentali. Per esempio, in questo nuovo Snake Revenge, appena inizi il gioco hai già un coltello e una pistola, che per Hideo Kojima praticamente in un gioco di sopravvivenza e spionaggio, infiltrazione, era un'eresia. Cioè, su Metal Gear, che mondo è mondo, tu arrivi lì, c'hai tutto quello che te circonda che te vuole uccidere, compresi i sassi e le pozzanghere per terra, perché se fai rumore comunque quelle te fanno male, e te le devi trovare da solo le armi. E invece no, perché l'americani è tutti pum pum punk cowboy, sparo a destra e a sinistra. E poi mi hanno anche sostituito il sistema di comunicazione radio a frequenze, l'hanno sostituito con una specie di sistema radar a posizionamenti fissi, una zozzeria che nemmeno ve sto a spiegare. La cosa bella è come è venuto a sapere Hideo Kojima di sto titolo, perché non è che non gliel'hanno fatto sviluppare, non gli hanno detto proprio che esisteva. Lui una mattina sul treno, parlando con un suo collaboratore che faceva parte del suo team sul primo Metal Gear, venne fuori che sto tizio stava lavorando a Snake Revenge.
Nani? Ma come? Kojima la prese così bene che alla fine della tratta che doveva fare col treno, alla stazione d'uscita, già aveva piantato le basi per quello che sarebbe stato Metal Gear Solid 2, il vero Metal Gear Solid 2, e rompette talmente tanto le palle ai vertici della Konami che alla fine mollarono perché non gliela facevano più. Va bene, fate sto dannatissimo sequel, ed il nome di questo gioco infatti fu Metal Gear 2 Solid Snake, ma questa volta volevano fare le cose in maniera ancora più maniacale di quello che avevano fatto per il primo gioco, tant'è che con il suo team andò a distruirsi sulle tecniche di combattimento militari direttamente dai berretti verdi, e parteciparono anche ad una serie di giochi di sopravvivenza con tutto il team. Immaginatevi un team de nerd su una montagna de notte a fan gioco di sopravvivenza. Non so come siano sopravvissuti, non lo so, ci sarei tanto voluto stare tantissimo. Alla fine, nel marzo del 1990, venne pubblicato appunto questo nuovo titolo. Questa volta la storia era un po' diversa. C'è la crisi del petrolio nel mondo e tutti quanti vanno alla ricerca di nuove fonti energetiche. La più promettente la trova il dottor Kyo Marv, che era un bioingegnere, che trova questa nuova alga che si chiama Oilix, che più o meno produce la stessa reazione che produce il petrolio, bla bla bla, però con molto meno inquinamento, eccetera. Proprio nel tragitto in cui stava andando ad una conferenza per mostrarla agli stati occidentali, viene rapito e portato a Zanzibar Land, che detta così pare un parco giochi. A questo punto il nuovo comandante della Foxhound, Roy Campbell, decise di richiamare Snake, che si era ritirato. Cioè, questo era un novellino, ha fatto una missione e si è ritirato. Kojima mi sta a fa una figura di merda, e lo convinse ad andare un'altra volta infiltrato in questa Zanzibar Land a salvare sto dannatissimo scienziato. La cosa figa è che una volta dentro Zanzibar Land trovò anche lo stesso scienziato che c'era in Metal Gear 1. Prima non ve l'ho detto, all'interno di Outer Heaven c'era anche lo scienziato che era stato rapito per sviluppare il Metal Gear, che alla fine Snake salva. Questo stesso scienziato è stato rapito un'altra volta pure lui e portato dentro Zanzibar Land per sviluppare un altro dannatissimo Metal Gear. Ma cocchi mia, ma tenetelo sotto sorveglianza sto tizio, se ogni 3x2 ve lo rapiscono, porco boia, per costruire un cazzo di robottone che può lanciare attacchi nucleari globali, mettetegli 90 persone di scorta, le pagherà tutto il pianeta, sti gran cazzi, no? Kojima! Comunque il gameplay era molto simile a quello che era il primo Metal Gear, però con una evoluzione generale, diciamo. Oltre ai nemici c'erano anche i sensori laser, questa volta che potevano farti scoprire. Le guardie si potevano allertare anche con il suono di un'arma che non aveva il silenziatore. Se camminavi sopra superfici che facevano rumore, appunto parti metalliche, pozzanghere. Il dettaglio era veramente maniacale, non guardate adesso, cioè, pensate a prima su un MSX2 che facevano tutta sta roba. Fantascienza. E qui, a differenza di prima, implementarono un'altra meccanica che invece troviamo proprio nel Metal Gear per PlayStation 1, ovvero quella che una volta che ti scoprono parte il timer dell'alert mode. Se riesci a nasconderti, il timer comincia a scendere finché non torni in stealth mode, ovvero nella tua modalità da intruso. E migliorando ovviamente la grafica generale, anche il fatto che vedevi le armi, eccetera, eccetera, introdussero anche una prima mappa 3x3 che ti faceva vedere la posizione delle guardie nell'attuale scenario. E un'altra chicca è che tu potevi salvare i dati questa volta su questo gioco, ma avevi bisogno del Game Master 2, che era una cartuccia di utilità fatta apposta dalla Konami, che inserita all'interno dell'MSX ti permetteva di avere tutta una serie di funzionalità in più. Potevi selezionare i livelli, potevi tracciare punteggi migliori e appunto potevi salvare e caricare i dati. Comunque, anche in questo caso non sto a rispoilerarvi tutta quanta la storia. Alla fine anche qui Snake riesce a salvare il dottore, a distruggere il Metal Gear, tutta la fortezza, tutti salvi e ciaone. Questo gioco all'uscita fu ancora più acclamato del primo capitolo. Tutte le riviste di videogame erano d'accordo sul fatto che lo surclassava in tutto, erano riusciti a migliorare praticamente qualunque aspetto, il gameplay, la trama, le meccaniche, tutto quanto. Tant'è che alcune testate addirittura lo valutarono come il miglior gioco mai uscito a 8 bit.
E siamo finalmente arrivati a parlare del titolo per PlayStation 1. Metal Gear Solid doveva uscire nel 1994 non per PlayStation 1 ma per 3DO. Adesso a quelli di voi che hanno pensato che era una console Nintendo, chiedete a chi ci avete vicino di cacciasse una scarpa e di tirarvela qui, ma qui Il Panasonic 3DO è una console che tentò di fare concorrenza alla PlayStation, ma che venne dismesso in pochissimo tempo, eccetera eccetera. Ma forse ne parleremo, non spoilerò. Comunque sappiate che Metal Gear originariamente doveva uscire per 3DO. Il motivo per cui non si chiamò Metal Gear 3, come tutti quanti avremmo ricollegato al fatto che era effettivamente un terzo capitolo della saga e non il primo come molti pensano, è perché Kojima pensava che i primi due titoli non fossero così conosciuti nel mondo, nonostante avessero avuto successo, però nel mondo magari non erano così tanto conosciuti, perché il primo era uscito soltanto in Giappone e poi una versione adattata del NES uscì per il continente occidentale. Il secondo rimase unicamente in Giappone, quindi abbandonò l'idea di Metal Gear 3 e scelse come nome Metal Gear Solid. Il Solid non sta soltanto per Solid Snake, ma era un giochetto fatto apposta proprio per richiamare, per marcare il passaggio di tecnologia dai titoli 2D ai titoli 3D. Kojima pensò però che controllare un gioco in prima persona su quella PlayStation lì era ancora troppo difficoltoso, quindi optò per un sistema di telecamere dove tu praticamente guidi il personaggio da un angolo dell'inquadratura, anche se lasciavano invece la possibilità di accedere al mondo 3D quando decidi di guardare in prima persona. Però questa cosa ti dava comunque l'impressione che tu fossi all'interno di un mondo 3D, non è? Quei tempi ancora non eravamo troppo esperti di 3D, quindi quello per noi magari era proprio come dovevano essere sviluppati questi giochi di questa nuova categoria, con questa nuova tecnologia. Lo sviluppo del gioco iniziò nel 1995 e, come dal buon vecchio Kojima potevi aspettarti, questa volta fu ancora più attento ai dettagli, tant'è che se nel secondo titolo aveva chiesto ai berretti verdi, stavolta andò direttamente dalla SWAT, che gli fecero vedere, oltre che alle armi, anche i veicoli e gli esplosivi. Cioè, praticamente Kojima è diventato un signore della guerra, nessuno lo sa, ma se quello fa partire una guerra, rade al suolo tutto il mondo perché conosce le tattiche di tutto il pianeta. Però s'era fissato, tant'è che dichiarò che se il giocatore non sarà portato a credere che quello che vede avanti è un mondo reale in 3D, allora non valeva nemmeno la pena iniziare a sviluppare il gioco. Ambizioncina da niente, se posso dire la mia. Questa volta furono attenti un po' di più anche al character design, tant'è che Solid Snake fu basato su il fisico di Jean-Claude Van Damme, non è per Van Damme, e per il viso di Christopher Walken. No, non il Christopher Walken di adesso, che se li porta comunque bene, quello degli anni 90. Ma non furono soltanto i personaggi ad avere un trattamento speciale. Kojima si mise testa bassa a ricreare con i Lego tutte le ambientazioni del gioco prima di fare il rendering in 3D, in modo da capire bene dove posizionare la visuale del giocatore per far sì che vedevi quanta più porzioni di schermo possibile. È un pazzo. Richiese lui stesso un team di poche persone per sviluppare il gioco, cioè c'era solo un programmatore all'inizio, per il codice c'era solo un programmatore, mi immagino quel povero Cristo, proprio perché almeno poteva monitorarli e vedere chi effettivamente provava piacere in questo progetto, chi ci metteva la passione e chi invece era scontento, per vedere se poteva sistemare un po' le cose. La prima demo del gioco, che uscì prima al Game Show di Tokyo del 1996 e poi all'E3 del 1997, scatenò un hype gigantesco e alla fine lo rilasciarono con un piccolissimo ritardo nel 1998. Parlando di trama, questa volta dei rinnegati cacciati dalla Foxhound avevano creato un gruppo terroristico che prese il controllo di un'isola in Alaska chiamata Shadow Moses, che si utilizzava come stoccaggio delle armi nucleari, e minacciavano gli Stati Uniti di lanciare un attacco nucleare se non fossero state accettate le loro richieste e un riscatto. Anche questa volta il colonnello Roy Campbell andò a
richiamare Solid Snake per farlo infiltrare e vedere che cacchio succedeva là dentro. Che per l'ennesima volta si era ritirato. Cioè, secondo la storyline, sto tizio ha fatto due missioni, una da novellino, una da non lo so che, e poi si è ritirato in entrambe. E per la terza l'hanno richiamato. Ma perché? Non ci vuole andare sto tizio? Non avete capito? Chiamai qualcun altro. Comunque anche questa volta c'erano delle personalità prese in ostaggio, come il capo della DARPA, un altro scienziato per l'ennesima volta, eccetera, eccetera. Quindi riparte il solito giochetto dell'infiltrato all'interno della fortezza che deve salvare tutti quanti gli ostaggi e fermare i terroristi. Nonostante il passaggio al 3D, le meccaniche dei precedenti titoli furono mantenute. Anche in questo caso c'è il solito sistema del radar che ti fa vedere anche la visuale dei nemici, che magari si schiacciano un attimo un pisolino, quindi chiudono gli occhi, che però possono anche sentirti passare sopra una pozzanghera, sentire i vari rumori che fai, tipo se attacchi un'altra guardia non troppo lontano dalla prima. L'intelligenza del computer, chiamiamola, è molto migliorata rispetto ai titoli precedenti. Ma da qui iniziano tutti quei piccoli aspetti che resero da subito questo titolo un capolavoro. Non è soltanto, per esempio, la quantità di oggetti che puoi andare ad utilizzare, ma è anche il modo in cui li utilizzi. Quelli che tutti quanti si ricorderanno, lo scatolone. Cioè, tu puoi prendere uno scatolone, nasconderti dentro, cioè tu vedi proprio il pupetto tuo che cammina con Snake dentro lo scatolone, e puoi camminare tranquillamente dietro una guardia. Quando quella sta per girarsi, t'abbassi, quindi lui si trova davanti sto scatolone, te guarda, ci pensa un attimo e dice: è solo uno scatolone. Piglia e va via. È geniale sta cosa, perché ti porta l'ironia all'interno di un gioco invece strapieno di suspense, perché non te devi far sgamare. Lo scopo è quello, Kojima vuole quello, vuole che te cachi sotto, non te devono sgamare. Oppure che te posso dire, inizi il gioco col fatto che c'hai le sigarette. Che cazzo ce l'ho a fa? Viene fuori che le sigarette le puoi usare vicino a dei sensori laser, perché il fumo te fa vedere dove passano e tu in questo modo li puoi evitare. Geniale. Poi ovviamente trovi anche roba tipo la mimetica ottica. Tutti i giocatori degli anni 90 che hanno visto la prima scena del ninja cyborg che all'inizio è invisibile, ammazza tutti quanti i nemici, la prima cosa che hanno pensato è: voglio quella tuta. Deve esserci un modo nel gioco per prendere quella dannatissima tuta. E ci sta. Ci sta, ce l'hanno messo. Ci sono poi molti più personaggi di supporto all'interno del codec, tanti ti danno delle indicazioni durante il gioco per quello che devi fare, come puoi andare avanti su un punto, alcuni servono per salvare e li puoi anche far stranire volendo. Un punto fondamentale di questo gioco poi, al di là di curiosità, trucchi e segreti di cui parliamo dopo, sono i nemici. Non tanto i personaggi con cui ti interfacci e che ti aiutano, ma i nemici, ragazzi. Il boss finale, Liquid Snake, forse è quello un po' più stereotipato, quindi adesso questo lo lasciamo da parte, ma tutti gli altri. Non è il classico nemico che te viene avanti, lo uccidi e dici: ma mi ha fatto aria, come tutte le altre guardie che ho lasciato per strada. Te li introducono, ti fanno capire qual è il loro punto forte, devi metterti in una certa modalità di gioco per riuscire a sconfiggerli. Sono proprio belli, ragazzi. Gente come Revolver Ocelot, che è un pistolero western spaghetti maniaco delle torture, che ti vuole sfidare sempre a duelli con la Colt, cioè con la pistola. C'è Vulcan Raven, che è uno sciamano che va in giro praticamente con il mitragliatore più grosso di un carro armato e che te può lanciare maledizioni, eccetera. C'è Sniper Wolf, che è una delle migliori cecchine al mondo, che te si può appostare per settimane, quindi lì devi fare combattimento col fucile a precisione e batterla per quello. Sono personaggi e situazioni costruite veramente bene all'interno del gioco. E poi c'è il mio preferito, è quello che sicuramente ha fatto danno all'anima a tutti quanti la prima volta, ovvero Psycho Mantis, che a parte il character design che è bellissimo, ma sto tizio c'ha poteri telepatici e telecinetici. A parte la rottura della quarta parete, cioè ti dice: tu non credi che io ho poteri telecinetici? Ti riesce a leggere i salvataggi della memory card e ti dice se è un po' che non salvi, se salvi spesso, che tipo di giocatore sei. Ma la cosa più bastarda di tutte è che nel combattimento con lui riesce a leggere le tue mosse. Adesso tutti quanti conoscono il modo per batterlo, però immaginatevi noi ai tempi senza internet, perché internet praticamente non c'era, con sto tizio che per batterlo dovevi inventarti l'impossibile. E sì, vabbè, ve lo dico, tanto ormai non è più uno spoiler, cioè un ragazzino degli anni 90 per battere questo qui doveva staccare il joystick dalla porta 1 e attaccarlo sulla porta 2. In questo modo Psycho Mantis non riusciva più a leggere le tue mosse e gliela facevi
a combatterlo, neanche a ammazzarlo, a combatterlo. Ci stanno anche altri metodi tramite salvataggio oppure con le statue, bla bla bla. Però quello principale era questo. Immaginatevi un ragazzino di 12-13 anni senza internet, che o speri che un amico ci arrivato prima di te, o che fai? Te metti lì e le provi tutte. Per quanto riguarda gli amici e nemici, ok, c'è Grey Fox, il ninja cyborg, che è figo come personaggio, a parte la mimetica in generale, è introdotto molto bene all'interno della storia. E tra gli alleati, il più figo secondo me, cioè quello che è veramente azzeccato, è il dottor Al Emmerich, ovvero il dottor Otacon, che viene proprio da Otaku, cioè uno che gli piace i film d'animazione giapponesi. Sto tizio è una contraddizione, una figata allo stesso tempo, anche perché doveva averci un character design che doveva essere ciccione obeso, ma alla fine mi ha detto: ma perché dobbiamo stereotipare i programmatori nerd così? Facciamolo normale, umano, non un bell'uomo, ma normale. Però è forte perché all'interno del gioco ci stanno moltissimi richiami, tant'è che addirittura trovate una PlayStation 1 sulla sua scrivania, per farvi capire quanto sono stati attenti ai dettagli. Come ogni buon capolavoro, anche questo titolo ha le sue pecche. Fortunatamente solo nella versione italiana. E già qui immaginate di cosa vi parlo. Il doppiaggio. Sì. Al di là del fatto che sbagliano proprio delle pronunce, perché Psycho Mantis si dice Psycho Mantis. Psycho Mantis. No, Psycho Mantis. È Psycho Mantis, Psycho Mantis. Non sono pazzo. A parte che qualcuno dice Metal Gear, qualcuno dice Metal Gear, che vuole fare l'inglese Gear. Chi cazzo sei? L'altro doppiatore dice Metal Gear, tu Metal Gear. Metal Gear, Metal Gear, Metal Gear. Ma vanna fallova. Però ci stanno delle scene che sono proprio doppiate male. Guardate, nel doppiaggio originale giapponese, la voce di Revolver Ocelot quando il ninja gli taglia la mano. Ci sta, capisci che gli ha fatto male. Cazzo, gli ha tagliato una mano, non è che dici gli ha levato un'unghia. Io anche per quella mi sarei messo a piangere, però vabbè. Guardate la stessa scena nel doppiaggio italiano. Ma che? Con che tonalità l'hai detta? Il mio tesoro. T'ha tagliato una mano, tirerai un urlaccio? Cazzo sì! Questo tipo di reazione non è naturale, non è un buon doppiatore, no? Per non parlare poi del colonnello Campbell, che quando te parla sul codec sembra veramente sta fisso a leggere un cacchio di copione. Se hai bisogno, contattami via codec. La frequenza è 140.85. E Meryl, la coprotagonista, che è anche quella. Sparami, Snake. No! La mia arma. Non riesco a prenderla. Non siamo ai livelli di The Legend of Dragoon, ragazzi, perché a quei livelli non ci arriverà mai nessuno. Arpione! Speriamo. Andando ad indagare, è venuto fuori che fu incaricato della traduzione Emanuele Scichilone, sciogli lingua, anche gli italiani adesso, che era quello che si era occupato delle traduzioni di serie come Mass Effect e Bioshock, quindi voglio dire, aveva un buon portfolio. Dopo la traduzione però, gli studi della Konami non volevano che il doppiaggio fosse fatto in Italia, volevano assolutamente che fosse fatto ai loro studi però in Inghilterra. Il problema è che i doppiatori italiani non volevano andare in Inghilterra per questo lavoro, tant'è che lo stesso Scichilone dichiarò in un'intervista che non lo sa nemmeno lui che cacchio dei doppiatori sono andati a trovare in Inghilterra per Metal Gear Solid. Ma neanche io, perché ho trovato la lista completa e di tutti questi nomi che vedete è difficilissimo trovarli anche su Wikipedia. Gli unici due o tre che c'hanno un sito web è aggiornato agli anni 90 e io lo fa per mestiere, ve lo so di, quelli non è un sito web, quelli sono bestemmie web. E quindi ecco, l'unico punto debole di questo gioco per fortuna è solo nella versione italiana, perché gli hanno fatto un doppiaggio che in alcuni punti può andar bene, protagonista ancora si salva, anche qualcun altro bene o male si salva, ma in altri punti ragazzi te calano le... Neanche a dirlo, all'uscita questo videogioco ebbe un successo enorme. Diversi magazine lo bollarono come miglior gioco di sempre. Votazioni altissime, 9 su 10, 10 su 10, da
quasi tutte le riviste del tempo. A livello mondiale era il 7° titolo più venduto, ma contro videogame del calibro di Pokémon, Resident Evil, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Gran Turismo, Tekken 3, era tutt'altra scena videoludica rispetto a quella di oggi, che escono 1-2 titoli l'anno degni di nota. E infatti ad oggi l'intera serie di Metal Gear ha venduto circa 60 milioni di copie. Ma perché ci è piaciuta tanto questa serie? Perché è entrata così tanto nei cuori dei videogiocatori? Perché ha talmente tante sfumature all'interno, talmente tante attenzioni, che ti ci appassioni, è normale. Ma perché Kojima è un pazzo, un depravato, un psicopatico? Vi dico qualche curiosità all'interno dei titoli di Metal Gear, per farvi capire anche gli easter egg che ci schiaffano dentro. Perché, per esempio, i veri nomi del dottor Otacon e di Snake, nel titolo per PlayStation, sono un tributo al film 2001 Odissea dello Spazio, perché Snake in un finale svelerà che il suo nome è David, proprio come l'astronauta di Odissea dello Spazio. E invece il dottor Otacon si chiama proprio Al Emmerich, Al come l'intelligenza artificiale Al 9000. E nei vari dialoghi all'interno del gioco, a un certo punto Snake dice Otacon, non lo so, scappa su Giove, che era proprio la destinazione finale della navicella dove si trovavano David e Al in 2001 Odissea nello Spazio. Un'altra cosa è che la coprotagonista Meryl non era la prima volta che appariva su un titolo, ma in realtà era apparsa su un altro titolo molto caro a Hideo Kojima, sviluppato praticamente nello stesso anno, che si chiama Police Nauts, che è una fusione tra polizia e astronauta, è appunto una graphic novel a tema fantascientifico. Altro easter egg: all'interno di Metal Gear Solid ci sono i fantasmi degli sviluppatori. No, non è che sono morti e stanno lì dentro per repicchia, no, non è proprio così. Se prendi la fotocamera come oggetto speciale all'interno del gioco e inquadri alcuni punti particolari, ti verranno fuori, soltanto guardando lì dentro, le facce dei programmatori. La faccia, per esempio, di Hideo Kojima la trovi all'interno dello studio di Otacon se con la macchinetta guardi sul poster dei robottoni attaccato al muro, che poi sono proprio quelli di Police Nauts. Psycho Mantis, che come potere appunto aveva quello di leggere anche i dati della memory card, riesce anche a leggere a volte i caricamenti di altri titoli della Konami. Per esempio, se ci avevate il salvataggio di Castlevania, ve lo leggeva. Poi addirittura esiste un minigioco, purtroppo solo in Giappone, una volta che salvi i dati di gioco all'interno della Pocket Station, quella specie di mini Game Boy della PlayStation rilasciato soltanto in Giappone, ti parte un minigioco dove tu devi trovare una cura, un vaccino per un certo virus che si trova all'interno del gioco, ma hai soltanto una settimana di tempo per scambiarti i dati tra te e i tuoi amici, altrimenti hai perso. Ma poi, oltre a queste curiosità, c'è anche una sfilza di attenzioni e collegamenti tra tutti i vari titoli della serie. Per esempio, tra Metal Gear Solid e Metal Gear 2, il colonnello Campbell risponde sempre alla frequenza 140.85. Gray Fox chiama sempre quando si sta per entrare in un campo minato e dice di essere un ammiratore. In entrambi i titoli Snake deve salvare un personaggio femminile dopo che gli salta la copertura, e entrambi questi personaggi stanno sulla frequenza 140.15. E poi ci stanno tutte le maledette chicche interattive che soltanto un pazzoide poteva andarsi a inventare. Come il fatto che a un certo punto del gioco ti dicono devi chiamare Meryl per andare avanti, e dici ok, su che frequenza sta? La trovi scritta sul retro della confezione del gioco. Qua. Lì probabilmente qualche colpo gli è arrivato a Hideo Kojima, ringrazia Dio che non essendoci internet non avevo capito chi l'aveva sviluppato il gioco. Tutte queste cose, tutte queste attenzioni, tutti questi dettagli, è questo che rende veramente questa serie, questi titoli, una pietra miliare dei videogame. Perché dici, ma magari ne potevi far meno, che ce l'hai messa a fotta sta roba? Invece ce l'hanno voluta mette. Dopo c'è anche qualche punto in cui è un po' erotico, nel senso è fissato con le chiappe delle persone quest'uomo, perché allora, Snake parla con tre donne all'inizio del gioco, due delle quali via codec, e ci prova. L'unica che vede all'interno della fortezza la riconosce nonostante è camuffata, con un primo piano sulle chiappe. Per riparlarci, gli devi far levare l'uniforme, e se la segui velocemente all'interno del bagno delle donne, riesci a vederla prima che si ricambia dopo essersela levata, e quindi la ribecchi in slip. E alla sua domanda, come mai riconosciuto, Snake gli risponde: hai un gran bel sedere. Un poeta.
E siamo finalmente arrivati alla fine, non so quanto ho parlato, ma tanto. Scusate se mi sono fatto lasciare un po' trasportare, perché questa è una serie che mi piace tantissimo, soprattutto il titolo per PlayStation 1 è il mio preferito in assoluto, anche superiore a moltissimi altri giochi proprio a livello generale. Per chi non ci ha mai giocato, ma sarete veramente in pochi, non vi consiglio adesso, ad oggi, di ripartire dai titoli per MSX perché vi stanchereste. Vi consiglio di giocare al titolo per PlayStation 1, godetevelo per bene, finitelo in tutti i vari modi, fatevi tutti i vari finali, tutti i vari segreti per prendere tutto quanto. Quando avete fatto, un mese e mezzo, due dopo, tornate a giocare ai titoli per MSX, da Metal Gear 1 e Metal Gear 2, perché è bello anche in quel modo, cioè vedere tutto quello che hai amato su PlayStation, da dove è nato. Io tanto alla fine li ho sperimentati così, io prima ho giocato a quello per PlayStation e poi ho rigiocato ai titoli per MSX, e è proprio bello vedere, ma guarda la Marianna, allora è qui che nasce il dannatissimo punto esclamativo, sì, era lì che è nato, pensa, da 40 anni esiste quell'affare e io l'ho scoperto 25 anni fa. Io non ci giocavo ormai da parecchio, una decina d'anni buoni, mi sono rimesso lì avanti per farvi affiorare qualche ricordo e non mi sono staccato più, infatti ci ho messo anche un po' a fare il video perché la sera mi mettevo a giocare a Metal Gear anziché mettermi qui davanti a studiarmi la storia. Questo, ragazzi, non è un titolo che potete lasciare indietro, questo va giocato, fine. E se mi chiedete perché va giocato, non vi rispondo io, ma vi risponde Hideo Kojima. No, non ce l'ho in collegamento, anche perché dovrei strozzarlo per due o tre cose. Per delle affermazioni che ha detto ad alcune interviste. E adesso ve ne dico alcune. Alla domanda perché il protagonista si chiama Snake, lì per lì Kojima rispose: perché ho pensato che dargli Snake come nome, serpente, fosse la migliore analogia per pensare a qualcuno in grado di nascondersi, di mimetizzarsi e di non farsi notare. A questo punto i fan si incuriosirono, perché erano loro che facevano l'intervista, e gli chiesero: ok, ma perché Snake generico? Cioè, perché non gli hai dato proprio il nome di una specie di serpente? Che ne so, boa, cobra, anaconda? E Kojima ha risposto: volevo essere generico, volevo dare un nome generico perché il vero protagonista non è Snake, ma è il giocatore. E un altro aspetto fondamentale, sottovalutato ma fondamentale, per cui questi titoli hanno avuto il successo che meritano, è che Kojima ha sviluppato ogni singolo Metal Gear per essere autoconclusivo. Non ha mai fatto un titolo pensando che ci fosse un sequel. Ha sempre canalizzato tutte le sue attenzioni, tutti i suoi particolari, tutte le sue idee all'interno del gioco, pensando che fosse l'ultimo di quella serie, ed è per questo che ne sono usciti molti capolavori. Adesso nemmeno me lo ricordo più a che numero siamo arrivati, se cominciate a giocarveli tutti non finite più, però piano piano riprendeteveli o comunque stilatevi pure voi una classifica di quelli che sono i vostri preferiti. Personalmente non me la leverà mai nessuno questa cosa, è Metal Gear Solid per PlayStation 1. Non ho ancora giocato gli ultimi, però sono abbastanza sicuro che rimarrò di questa idea. Potessi sbagliarmi o magari arrivarci molto vicino, comunque ne sarei contento. Bene ragazzi, per questo video è tutto, vado a farmi una doccia perché non vi immaginate come sto qua sotto, che so 30 gradi e porto una termica dannatissima e anche un mezzo piumino, quindi spero vi sia piaciuta la storia. Se volete supportarmi, al solito basta che mettete un mi piace lì sotto e magari se vi iscrivete, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.